Stasera ho deciso di ripartire dalle basi. Di ripartire dalle basi perché mi sono resa conto che verso le bars ci sono due tipi di atteggiamenti. In particolare un atteggiamento che io voglio andare a smantellare, che è quello di vedere le bars come delle bacchette magiche che risolvono tutti i problemi. Quindi mi piacerebbe stasera ripartire dalle basi, proprio spiegarvi cosa sono le Bay Energy Bars, da dove sono nate e qual è il giusto modo per renderlo uno strumento efficiente. È uno strumento di supporto che può fare veramente la differenza, ma noi dobbiamo essere i primi a autorizzarci a questo cambiamento e soprattutto io dico sempre, funzionano se si usano. Perché più di una volta mi è successo che magari mi scrivevano dopo una settimana, qualche giorno che venivano utilizzate, alcune persone entusiaste, altre persone ma non ho sentito niente, ma non c'è stato il cambiamento. Dobbiamo autorizzarci e darci il tempo. Per questo tendo, a sottolineare che non sono delle bacchette magiche, perché questo è il pensiero del nostro bambino magico, che aspetti che arrivi qualcosa dall'esterno e ci dia una mano a cambiare. Non funziona così. Siamo noi che dobbiamo autorizzarci, dobbiamo prendere il nostro bambino in braccio e iniziare ad accudirlo. E le My Energy Bars possono aiutarci su più piani. Quindi, per chi è anche nuovo, perché ci sono tra voi anche persone che non le hanno mai nemmeno sperimentate, la maggior parte di voi sì. Innanzitutto nascono da un dispositivo molto antico, che sono i cilindri egiziani. Io lessi di questo dispositivo nel libro dello yoga caucasico. In questo libro si parlava appunto di questi cilindri egiziani come di un dispositivo che gli antichi egizi utilizzavano per la rigenerazione cellulare e per aumentare la loro energia, in una visione molto olistica metafisica, cioè proprio come se effettivamente fosse un oggetto magico. Leggendo però come erano fatte, le mie reminiscenze di Fisica 1 si sono attivate e mi sono resa conto che di fatto funzionavano come una pila, ovvero generavano una microcorrente. Da lì sono partite tutte le mie ricerche e ho scoperto di come oggi le microcorrenti sono utilizzate tantissimo in estetica e in medicina riabilitativa. Perché? Perché hanno una funzione proprio di rigenerazione cellulare. I famosi radicali liberi, altro non sono che cellule prive di un elettrone che per mantenere l'equilibrio vampirizzano l'elettrone della cellula vicina e quindi che a sua volta si trasforma in un radicale libero. Per questo è importante bere acqua, è importante la ionizzazione perché noi immettiamo nel corpo elettroni. E questo su un piano fisico. Su un piano fisico hanno un'altra azione, vanno a fare un micromassaggio del sistema nervoso. Questo micromassaggio ad un voltaggio bassissimo ci permette proprio di rilasciare le tensioni che noi abbiamo a livello nervoso ma anche emotivo. Uno strumento che è molto utilizzato in psicologia cognitiva è l'EMDR, che è una tecnica che viene utilizzata per andare a spegnere la carica emotiva legata al trauma. Quindi è una tecnica che viene utilizzata spesso con persone che subiscono violenze, che vivono dei traumi molto importanti e il funzionamento è abbastanza semplice, nel senso che sotto la guida di uno psicoterapeuta, quello che avviene è che attraverso il movimento oculare di protocolli specifici vi è una riduzione oggettiva di quello che è la carica emotiva. Di fatto cosa avviene? Il movimento oculare va proprio a
a stimolare il nostro nervo vago e quindi va proprio a far vibrare il nostro sistema nervoso. Questo per dirvi che c'è proprio un'azione fisica. Poi, adesso lo vedremo, c'è anche un'azione energetica e frequenziale, ma innanzitutto l'azione delle BARS è fisica. Perché dico questo? Perché come ogni cosa che va a agire sul fisico, bisogna lasciare il tempo affinché il fisico si adatti a questa nuova microcorrente che viene immessa. Tipicamente, quando prendiamo degli integratori, non è che gli effetti dell'integrazione si vedono dopo una settimana, dopo 2 settimane. Tipicamente dicono affinché l'integratore possa avere effetto, va preso almeno per 2 o 3 mesi di fila. L'utilizzo delle BARS è variabile. Ormai vi dico, in questi 3 anni ho analizzato tante situazioni e ci sono persone che appena le prendono in mano percepiscono subito un benessere. Ci sono persone che ci vuole più tempo prima che vedano un cambiamento, diciamo, significativo. Ma la variabile è la costanza. Perché dico questo? Perché a volte siamo anche alla ricerca della sensazione. Siamo alla ricerca di dimostrare a noi stessi che funzionano nel momento in cui le prendiamo in mano e iniziamo a vedere il mondo sotto una nuova luce. Non è così immediato. Ognuno di noi ha una sua programmazione interiore. Quindi quello che io dico sempre, prima di dare un giudizio, un mese. Per un mese, ogni giorno, il protocollo di centratura. E osservate che cosa accade nei piccoli cambiamenti. Perché dico nei piccoli cambiamenti? Perché le nostre bioresistenze, quindi blocchi energetici che noi abbiamo al nostro interno, che non permettono di fluire nella nostra energia, si sono creati nel tempo, ma non solo, si sono creati per proteggerci. Quindi noi dobbiamo proprio andare a rieducare il nostro corpo e anche la nostra mente nel prenderci cura di noi. Già soltanto il fatto che ci dedichiamo 3 minuti al giorno e ci concentriamo nel protocollo di centratura, adesso lo vedremo, sui nostri 3 cervelli legati all'essere, al sentire e al creare. Stiamo già facendo un lavoro immenso di accudimento verso noi stessi. Quindi quando qualcuno mi dice, parlo delle BARS, mi diceva, ma io queste cose non ci credo, io in modo un po' provocatorio dico sempre, non ci devi credere, devi studiare. Cioè, devi approfondire la tematica su un piano fisico. Poi posso comprendere che tutto il discorso legato all'informazione della corrente, a quello che c'è all'interno dei cilindri. All'interno dei cilindri noi abbiamo dei cristalli, pietra di luna e cristallo di rocca, e un circuito radionico specifico legato al 3, al 6, al 9, che è un simbolo, posso comprendere che quell'aspetto per alcuni è più complicato da comprendere perché lavora più su un piano frequenziale. E quindi la frequenza apparentemente noi pensiamo che non sia dimostrabile perché non la vediamo, ma in realtà non è così, perché in fisica tutto quello che ci circonda è una frequenza. In realtà, se noi vedessimo il mondo con altri occhi, noi vedremmo numeri. Sono i nostri occhi che fanno collassare, ovvero ci fanno vedere determinate frequenze. Perché? Perché siamo programmati per vederle. Se noi crescessimo fin da piccoli a vedere gli elfi nel bosco e fosse normale farlo, come succede in Islanda, perché quando sono andati in Islanda in viaggio di nozze, lì è normalissimo pensare che esistano gli elementari, tanto che c'è proprio, ci sono proprio delle zone dedicate. A noi ci sembra assurdo, no? Ma non penso che gli islandesi siano tutti fuori di testa. Questo voglio dire che noi definiamo la nostra realtà
in funzione di quello che ci aspettiamo di vedere. E quindi da un punto di vista proprio fisico, noi percepiamo le vibrazioni, riusciamo a vedere, ovvero facciamo collassare l'onda forma, si dice in fisica quantistica, in funzione di quello che ci aspettiamo. Quindi anche l'aspetto più olistico delle bars, che riguarda la frequenza con cui le bar sono state programmate, ha un'azione sul nostro corpo molto importante. Per quello che io ho visto in questi 3 anni, è superiore l'impatto frequenziale rispetto all'impatto fisico della microcorrente. Ho anche visto come, ho visto un utilizzo trasversale, quindi ho visto l'utilizzo delle My Energy Bars da parte di persone che erano, diciamo così, nel mondo olistico, quindi già masticavano l'ascoltare il proprio corpo, la propria energia. E poi ho visto persone invece molto più pragmatiche, okay, che le utilizzavano semplicemente perché si rendevano conto che gli davano una maggiore lucidità sul lavoro. Questo per dirvi che il risultato che si ottiene è anch'esso influenzato dalla programmazione che abbiamo. Perché? Perché le My Energy Bars hanno questa caratteristica. Le My Energy Bars vanno a attivare, a riattivare la persona, allineandola col suo percorso di vita e anche con le sue necessità di quel momento. E comprendo che questa cosa è complicata da spiegare ad alcuni, altri proprio la colgono. Quindi non hanno bisogno di tante spiegazioni. Altri invece hanno bisogno di, non riescono a comprendere il perché succede questo. E io dico, ma non dobbiamo comprendere tutto. Partiamo da questo presupposto, che lo spettro visibile in fisica è pari più o meno al 3% di tutte le frequenze che sono ad oggi rilevabili in laboratorio. Okay? Questo vuol dire che la nostra mente, da un punto di vista logico-razionale, è in grado, chi più chi meno, di cogliere più o meno il 3% della realtà che ci circonda. Di fatto noi siamo ciechi rispetto alla realtà. Quindi bisogna proprio iniziare a ragionare e a interpretare la realtà non solo col cervello logico-cognitivo, quindi con il cervello encefalico, ma dobbiamo riattivare altri due cervelli che noi abbiamo importantissimi, il cervello enterico e il cervello cardiaco, ovvero il cervello dell'essere e il cervello del sentire. Quando questi due cervelli sono allineati, allora possiamo creare e possiamo intuire, possiamo accedere al nostro genio interiore. Spesso quando parlo delle bars, parlo del progetto che ho ideato, mi viene detto, ah, ma sei un genio. E io fino a poco tempo fa ero sempre in negazione. Dicevo, no, vabbè, ma no, c'è adesso. Adesso ho compreso, cioè era proprio quella programmazione, no? Ti devi credere meno di quello che sei, perché se credi che sei qualcosa, allora vuol dire che sei nella frequenza sbagliata. In realtà era una programmazione molto forte. Quello che ho compreso è che ognuno di noi ha la sua genialità interiore. Ognuno di noi può manifestare il suo genio nel suo campo. Si deve semplicemente autorizzare a farlo. Quindi un'altra cosa che fanno le My Energy Bars, vanno a creare proprio un allineamento energetico e frequenziale dei nostri tre cervelli: essere, sentire, creare. Attenzione, quando parlo di tre cervelli, non parlo di tre cervelli per dire, nel senso che questi tre punti, non solo sono legati ai tre dantian della medicina cinese, quindi sono tre punti energetici, ma le neuroscienze hanno riscontrato che noi nel cuore, nella pancia, come nel cervello, abbiamo dei neuroni. Quindi effettivamente questi organi hanno una loro intelligenza e questo lo comprendiamo, no? Quante volte pensiamo una cosa,
ne sentiamo un'altra e ne agiamo un'altra ancora. La famosa dieta del lunedì, che non inizia mai. O magari lo vediamo nelle relazioni, in cui di testa comprendiamo quello che è giusto, quello che è sbagliato, ma poi di pancia facciamo tutt'altro. Perché? Perché questi tre punti, da un punto di vista fisico, sono tre campi elettromagnetici, quindi neuroni, neuroni, neuroni. I neuroni, quando comunicano tra di loro attraverso le sinapsi, scambiano impulsi elettrici. In fisica, quando c'è uno scambio di, quando ci sono degli impulsi elettrici, quando ci sono elettroni in movimento, si generano dei campi elettromagnetici. Questo, io dico, è fisica, non è una cosa così, io dico scherzando sempre da fricchettone New Age. Cosa vuol dire? In fisica, se io ho tre campi che sono tra loro allineati, il campo totale si potenzia. Quando sono disallineati, il campo totale si depotenzia. Bene, immaginate in questi tre punti di avere tre corde. Quando sono disallineati, è come se io ho una corda che tira a destra, una corda che tira a sinistra, una corda che tira verso il basso. E cosa succede? Succede che utilizzo la mia energia per rimanere integra e c'è incoerenza in me. Noi siamo degli esseri incoerenti. Quando invece questi tre cervelli, questi tre punti energetici, questi tre campi elettromagnetici sono tra loro in fase, ovvero l'essere, il sentire e il creare sono allineati, a questo punto io non ho più bisogno di utilizzare la mia energia. Ma questo allineamento, io dico, è come se aprisse un portale, cielo, terra, terra, cielo. E quindi la mia energia aumenta. È come se io aprissi delle porte, quindi attingo l'energia della terra e attingo l'energia del cielo. Oggi si parla tanto del famoso grounding, che è una tecnica semplicissima, che voglio dire, mi insegnava anche mia nonna e adesso tornano di moda tante cose che a volte veramente, se ci pensate, sono scontate, che è quello di mettersi a piedi nudi nell'erba e semplicemente mettersi lì con i piedi nudi dell'erba e respirare. E hanno fatto proprio degli studi scientifici e si è visto che dopo 5 minuti, semplicemente con i piedi per terra nudi a contatto col terreno, c'era un aumento dell'energia della persona. Secondo me è meraviglioso da un lato e sconvolgente dall'altro, nel senso che noi veramente abbiamo a disposizione degli strumenti a portata di mano pazzeschi. Il prato, se uno non ce l'ha in casa, può andare in un giardinetto. Il respiro, che è un altro strumento potentissimo che noi abbiamo a disposizione. Tutti questi. Diciamo queste caratteristiche, questa strumentazione innata, al di là delle bass, che cosa operano? Nel momento che io respiro quello che faccio, immetto gli elettroni liberi che sono nell'atmosfera, quindi c'è una maggiore ionizzazione, ma di fatto la maggiore ionizzazione è legata proprio a un aumento di elettroni nel corpo. Tutto gira intorno agli elettroni, è una cosa pazzesca. Tesla se ne era reso conto tantissimi anni fa, no? Di come proprio tutto energia e tutto è frequenza. Aveva trovato proprio il modo anche per creare energia elettrica grazie agli elettroni liberi che sono nell'atmosfera. Però questo è un altro capitolo. Questo per dirvi due cose. Uno, che nel momento in cui decidiamo e ci autorizziamo di stare bene, oggi ci sono tantissimi strumenti che ci possono aiutare a farlo, anche degli strumenti a costo zero, come il respiro e mettere i piedi sul prato. E poi esistono degli altri strumenti che sicuramente accelerano, possono accelerare il processo, che sono una sintesi dei due mondi, perché noi siamo materia,
ma siamo anche energia, siamo anche frequenza. E questa divisione tra la parte spirituale e la parte scientifica è avvenuta da Cartesio in poi. Prima non era così. Prima c'era più una fusione, adesso è come se queste due correnti si stessero riallineando. E non è un caso che ci sono figure come la mia, ma come tantissime altre che hanno una formazione scientifica, ma che abbracciano il mondo olistico, comprendendo che il cambio di paradigmi si fa cambiandoli questi paradigmi, non seguendo quelli. Quindi a volte è complicato, no? Quando mi dicono, ma è dimostrato scientificamente, ma cos'è la scienza? La scienza è legata all'osservazione. Allora io dico, sì, ho fatto degli studi che mi hanno dimostrato che c'è un'azione effettiva sul corpo, ad esempio una macchina che va proprio a misurare come si modifica l'andamento del simpatico con l'andamento del parasimpatico. Quindi dopo l'utilizzo delle bars, la curva del simpatico, del sistema simpatico sale, scende, quella del parasimpatico sale, quindi c'è un bilanciamento nervoso del sistema, quindi diciamo che diminuisce il nostro livello di stress. Ma al di là di questo, la dimostrazione scientifica si fa anche proprio nell'osservazione. E nel momento che tu vedi che su 400 persone un numero importante di queste ha avuto dei cambiamenti importanti, il fatto magari che tu non comprendi tutti i paradigmi sottostanti non vuol dire che allora non hai ancora la dimostrazione scientifica. Semplicemente devi costruire quel paradigma di lettura. E questo è un aspetto molto importante. Ve lo dico perché anch'io ci ho messo anni ad arrivare a questa cosa. All'inizio, quando ho messo in vendita le mie energy bars, ormai stiamo parlando dal 2020, avevo quest'ansia di dover dimostrare. Avevo proprio la paura, no? Che qualcuno mi cogliesse in fallo dicendomi: vabbè, questo lo dici tu, ma non è dimostrato. E poi ovviamente al di là dell'esperienza di questi 3 anni e ovviamente dello studio sul campo che mi ha dimostrato che le mie intuizioni erano corrette, ho proprio capito che era un bias cognitivo iniziale mio, era una mia paura di essere giudicato. Ma secondo voi, i geni della storia, quelli che hanno cambiato proprio i paradigmi, sto pensando un Tesla, ma ce ne sono tantissimi. Cioè, si ponevano il problema del no, vabbè, la scienza attuale non è in linea con quello che io sto pensando. No, è lì che ognuno di noi deve attivare il suo genio interiore, perché quando attivi il genio interiore, allora intuisci. E quando intuisci, inizi a renderti conto che la realtà è diversa rispetto a quella che ci siamo immaginati. Puoi lavorare con la tua fantasia, mantenendosi però ben radicati. Quindi lavorare con la fantasia, attivare il genio interiore, il pensiero magico, non vuol dire allora che diventiamo tutti figli dei fiori e fricchettoni. No, è importante sempre mantenere un'analisi di realtà di quello che ci succede, perché se no rischiamo di partire per la tangente. Quindi in questo periodo storico io noto ci sono due filoni, quelli super materialisti, super radicati, quelli che anche se gli porti gli studi scientifici dicono io queste cose non ci credo, cioè proprio che entrano subito o ti trattano, ti screditano da un lato oppure proprio anzi diventano persecutori. Oppure dall'altro ci sono quelli che sono tutti qua, no? Tutti nell'etere, tutta energia. Ma noi siamo in questa terza dimensione, per questo è importante attivare il portale cielo-terra, terra-cielo, perché se no, se fossimo solo energia, non saremmo nati in questa terza dimensione. Bene, al di là di questa spiegazione che ci tenevo, uno per i nuovi, perché ci sono anche tante persone nuove che stanno usando le bars, quindi molti hanno fatto, io dico, un atto di fede, del tipo le sento, le voglio. Però è giusto anche dare significato,
a tutto quello che c'è attorno all'oggetto, anche per dare, perché se noi diamo maggiore credibilità allo strumento, inconsciamente ci autorizziamo a farlo funzionare. So che può sembrare assurdo questa cosa, ma è il famoso effetto placebo. Io dico sempre, cioè, poi non lo dico io perché l'avevo letto in questo libro molto bello che è La biologia delle credenze. Ma caspita, ma l'effetto placebo andrebbe studiato. Cioè, se uno si prende delle pastigliette di zucchero pensando che siano medicine e comunque guarisce, non è che tu puoi dire, vabbè, ma quello è l'effetto placebo. Cioè, l'effetto placebo andrebbe studiato, bisognerebbe capire perché alcune persone, nella totale convinzione del funzionamento dello strumento, arrivano a guarire quando in realtà da un punto di vista fisico non c'è niente. Capite che è pazzesco? Invece noi no, lo usiamo. Usiamo questa frase in modo quasi discriminatorio, cioè non discriminatorio, cioè vabbè, allora l'effetto placebo, allora non funziona. A parte che, ripeto, come ho detto all'inizio, le My Energy Bar hanno proprio un'azione fisica, ok? Sull'azione energetica qualcuno potrebbe dirmi, ma potrebbe essere l'effetto placebo, potrebbe essere l'effetto placebo, ben venga, vuol dire che siamo in grado di attivare la capacità creativa della nostra mente e la capacità di autoguarigione interiore. Pazzesco. Bene, al di là di questo spiegazio, passiamo un po' a una sperimentazione. Quindi chiedo ovviamente a chi ha le bars di prenderle. Chi non ha le bars, puoi immaginare di averle in mano. Può fare proprio questo lavoro di fantasia, perché comunque quello che andremo a fare è il protocollo di centratura, è il protocollo base delle bars, che io dico sempre importantissimo per i nuovi farlo ogni giorno. Non partite subito volendo fare protocollo di trasformazione alchemica, l'attivazione del multiverso, perché il corpo ha bisogno di tempo per metabolizzare i cambiamenti, ma anche il nostro campo energetico. Cioè, dobbiamo proprio accudirlo, dobbiamo farlo sentire sicuro, dobbiamo proprio trasmettergli un messaggio potente. Io ci sono. Domenica ho fatto la diretta con le persone che inizieranno il percorso del metodo ESC domani. E il percorso del metodo ESC è un percorso molto intenso perché sono 45 giorni in cui ogni giorno c'è un esercizio specifico legato al darci dei permessi che passa attraverso i tre centri: essere, sentire, creare. Ed è un percorso impegnativo perché ogni giorno per 45 giorni devi dedicarti almeno 10-15 minuti di tempo, che sembrano pochi, ma credetemi, sono tantissimi. Perché noi per gli altri abbiamo sempre tempo, a volte ci perdiamo in questi strumentini, ma dedicare 10-15 minuti per noi e per la nostra crescita personale non è così scontato. E giustamente una persona mi ha chiesto, ma dobbiamo farlo tutti i giorni? E io ho detto, in teoria sì, al massimo un giorno sì, un giorno no, perché è importante dare il ritmo. E mi è arrivata questa cosa che mi ha colpito e su cui ho riflettuto molto ieri e anche oggi, perché ho pensato proprio questo: in questo percorso noi stiamo prendendo il braccio il nostro bambino interiore, stiamo iniziando a dargli energia, stiamo iniziando a dirgli: guarda, ti avevo chiuso in una cassaforte, ma adesso ti voglio aiutare ad uscire, comprendo che sei incavolato con me, che sei triste, che non mi vuoi parlare, ma io mi voglio occupare di te. E noi dovremmo fare così tutti i giorni. Invece noi cosa facciamo? Iniziamo a fare un lavoro. Poi inizia a piangere sto bambino perché giustamente dice: mi hai lasciato lì rinchiuso per 30 anni, fa senti, allora cosa prendiamo? Lo richiudiamo dentro e lo lasciamo nelle segrete per altri 2-3 giorni, 5 giorni, 6 mesi. E
E questa immagine che mi è arrivata mentre ero in diretta mi ha colpito perché mi ha fatto molto riflettere anche un po' su di me e sul mio percorso di questi anni, no? E prendevo questo bambino, ogni tanto usciva la mia parte più magica, più energetica, che è legata comunque all'energia del bambino, e poi la rinchiudevo. Ecco, vivete le bars un po' in questo modo. Nel momento che fate quei 3 minuti al giorno, è un po' come se stesse coccolando quel bambino per 3 minuti al giorno. Bene, partiamo col protocollo di centratura. Penso che tutti abbiano recuperato le bars. Per chi non le ha, semplicemente può immaginarle o può mettere le mani in questa posizione. Questo è un mudra, una posizione delle mani molto potenti che crea proprio una coerenza tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. E peraltro è anche una posizione che si usa con le bars nel protocollo di rilassamento. Quindi si possono mettere le mani in questo modo, tutte le dita unite, ed appoggiarle. Il protocollo di centratura, i veterani lo sanno, semplicemente va a ripetere delle frasi per attivare la consapevolezza dell'essere, del sentire, del creare. E in particolare l'essere, due dita sotto l'ombelico, diremo io sono, il sentire è legato all'io sento e il creare all'io creo. E ad una frequenza numerica che è il 3 nella pancia, il 6 nel cuore e il 9 nella testa. Il 369 è una frequenza molto potente, è una frequenza di cambiamento. Tesla diceva: quando scoprirete i segreti del 369, avrete la chiave per l'universo. Io ho intuito che questa frequenza è potentissima. Sul mio blog trovate anche un articolo in cui ne parlo. È complicato spiegarlo a parole, ma quello che ho intuito è che il 3 è legato a questa terza dimensione, all'essere, al definirci. Tanto che tutte le religioni, se pensate, sono legate al 3, la Trinità, la Trimurti, il Triskel. Il famoso triangolo con all'interno l'occhio. Quindi il 3 ci permette di definirci nel qui ed ora, in questa realtà, ed è legato all'essere. Il 6 è legato al sentire, perché nel sentire tu entri in contatto con le tue dimensioni interne ed esterne. E guarda caso, nello sciamanesimo, risultano fondamentali le 6 direzioni, est, ovest, nord, sud, sopra e sotto, dove ho intuito esserci un po' come se ci fossero delle torri di proiezione di questa realtà olografica. Quindi nel momento che io entro in contatto col sentire, riesco a entrare in contatto con le frequenze che mi circondano, riesco a entrare in contatto con la matrix, con il codice che è intorno a me, che è una frequenza. Cioè, quello che vediamo, tutto spazio vuoto, è la nostra mente che ci fa credere che è pieno. E infine il 9 legato al creare. Perché? Perché il 9 rappresenta tutti i numeri più lo 0. E con tutti i numeri più lo 0, noi possiamo creare qualsiasi frequenza. E dato che è quello che ci circonda è tutto frequenza, vuol dire che possiamo andare a riprogrammare la realtà. Bellissima parole, nel fatto un pochettino più complicato, però siamo qua per sperimentare. Bene, bars in mano, oppure mani in questo modo, oppure anche semplicemente lungo le cosce. Fate un respiro profondo, entrate in contatto con il vostro corpo. Potete fare il protocollo sia in piedi che seduti. Se siete in piedi, fate molta attenzione alla vostra postura. Osservate che le vostre ginocchia siano leggermente piegate, il vostro collo ben dritto in modo che l'energia possa fluire. E anche se siete seduti, ponete attenzione alla vostra posizione.
Osservate che i piedi siano ben piantati sul pavimento, non state né sulle punte né sui talloni. Autorizzate proprio l'energia della terra a entrare in voi. Ponete attenzione alla vostra schiena, tenetela ben dritta e per fare questo semplicemente spingete le scapole verso il basso e il collo naturalmente va verso l'alto. E ora immagina un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal tuo perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro e si espande nella galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendi consapevolezza che sei un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoti nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripeti io sono, io sento. Io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono. Io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio potere ancestrale. Io mi autorizzo ad essere me. Fate un respiro profondo. E quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, abbiamo dato il via alla stagione. Con un semplice protocollo di centratura, ma spero che abbiate capito la potenza. È vero che nel gruppo l'effetto si amplifica, anche se siamo a distanza. Quando non avete tempo, fateli quei 3 minuti. Sono 3 minuti che abbiamo. Siete stanchissimi, vi autorizzo anche a farlo a letto sdraiati, senza mettere i piedi sul pavimento, che sarebbe l'ideale perché comunque c'è uno scarico se c'è una microcorrente in eccesso. Bene, bene, Triuners.
potenziali triuners. Per i triuners, settimana prossima inizieranno ovviamente, sono già iniziate in questo giro, però le dirette riservate solo a voi. Saranno sempre alle 21, me l'avete chiesto in tanti, e anche il fatto che stasera siano riuscite a partecipare anche persone che di solito non ce la fanno, mi avete convinto, lo farò alle 21. E i temi di quest'anno saranno a gruppi di tre. Gli altri anni abbiamo fatto delle dirette singole, di tematiche singole, a parte il ciclo sulle emozioni, il resto erano tematiche dall'energia materna, i sogni lucidi, al successo, alla definizione del tempo. Quest'anno ho deciso che creerò dei pacchetti a tre, in modo tale che ognuno di voi possa fare un lavoro profondo. Unendo anche dei concetti di analisi transazionale, e quindi preparatevi perché ci sarà da divertirsi. Io mi divertirò sicuramente, spero anche voi. Bene, se ci sono domande, potete scriverle nella chat, visto che comunque siamo in tanti, a parte che poi poco per volta la gente è mano a mano scemata rispetto all'inizio. Quindi se avete domande, curiosità, perplessità, potete scriverle in chat, così vi rispondo. E io direi che potete, anche se volete prendere la parola, dai, non siamo in tantissimi. Quindi se qualcuno vuole prendere la parola, abbiamo ancora qualche minuto. Tutti zitti. Non mi interroga, non mi chiedo se quest'estate avete fatto le Bars tutti i giorni. Non vi chiedo se avete visto tutti i 75 video che sono nell'area riservata. Vi dirò una cosa, sono stata tentata di non far più le dirette del martedì, perché ho detto, caspita, hanno 75 dirette, di materiale ne hanno tantissimo, quindi non voglio più sentire qualcuno che mi dice non so come si utilizzano, soprattutto quando alla fine dell'anno scorso ho detto, ma quale tema volete affrontare? E mi sono stati chiesti i temi che erano già presenti nelle dirette, quindi non vi interrogherò se le avete viste tutte e 75 le dirette. Però poi ho capito che al di là del tema, infatti, riprenderemo anche molti concetti che sono stati presi in questi anni. Uno, perché sono cambiata io in modo molto profondo, quindi anche la stessa tematica trattata 2 anni fa e trattata oggi sarà comunque sicuramente differente. E due, perché ho compreso che l'aspetto differenziale non era il tema, il darvi lo strumento, era proprio l'energia del gruppo che si va a creare, è proprio lo stare assieme. E quindi le dirette del martedì si faranno sereni. Bene, grazie, vi auguro una buona settimana.